Se il carattere del padrone è importantissimo, ovviamente lo è anche quello del cane, che dipende in parte dalla genetica, e cioè dalle doti dei genitori, e in parte dal modo in cui lo alleva e lo educa l'uomo. Importantissima è la fase della socializzazione, nella quale il giovane dogo dovrà essere portato spesso fuori, in modo da poter conoscere il mondo e soprattutto la gente. Lasciate pure che venga accarezzato e coccolato. Questo non gli impedirà certo, domani, di diventare un ottimo guardiano e difensore, perché questo fa parte delle sue attitudini naturali. La socializzazione deve avvenire anche nei confronti degli altri cani. Solo così il dogo dimenticherà il suo antico retaggio di combattente e potrà convivere pacificamente con i suoi simili. Certamente non vedrà mai di buon occhio i conspecifici del suo stesso sesso, specie se parliamo di maschi. Questa è quasi una norma nel mondo canino. Ma un cane ben socializzato e ben educato si potrà tranquillamente portare in giro con altri cani senza che inizino combattimenti di sorta. Se il cucciolo discende da una buona linea di sangue, se è stato socializzato a dovere e se in seguito viene trattato con amore e dolce fermezza, possiamo scommetterci. Diventerà un cane equilibrato, sicuro e affidabile. Il suo aspetto continuerà ad incutere rispetto e soggezione, ma noi sapremo quanto può essere dolce e tenero il cuore di cane che si nasconde sotto quello spettacolare fascio di muscoli. Il dogo ha un temperamento di tutto rispetto. Addestrarlo non è facilissimo, perché non è un cane che obbedisce ciecamente agli ordini. Lui deve essere convinto di doverci rispetto. Se siamo troppo permissivi, diventa caparbio e testardo, e quando cerchiamo di imporci, ci prende allegramente in giro. Con dolcezza e fermezza, invece, si possono ottenere grandi risultati, tant'è vero che in Argentina è usato anche come guida per non vedenti. Doppia attenzione va posta al lavoro di difesa. Stimolare l'aggressività in questi cani può comportare problemi se non si lavora con grandi abilità e con una profonda conoscenza della psicologia canina. Il dogo è un cane che può dare grandi soddisfazioni sul lavoro, ma è fondamentale che il profano non si sogni mai di improvvisare e che si appoggi sempre a una buona scuola e a professionisti validi ed esperti.